paesino montano. Quanti abitanti fai, Oche? 350, 330 per la correttezza. 330 abitanti, diverse frazioni. Ma non ci interessare troppo, eh? No, no. No, eh. Primo comune della lista in ordine alfabetico. Ma come avete preso la notizia quando vi abbiamo chiamato per dire che siete stati i primi a... No, ci ha fatto piacere, infatti abbiamo subito detto ma sì, insomma, anche personalmente ci siamo resi disponibili così, insomma, che sabato. Lei no. Twitta ogni tanto? No. Mai? No. Non ha mai twittato? No. Facebook? Sì, Facebook sì, ma Twitter non lo so. Dobbiamo poi condividere, sì. 330 abitanti suddivisi in 8 frazioni. Sì, è molto frazionato e metà del paese è nella parte staccato da qui, per cui c'è anche poca comunicazione, diciamo, tra... Sì, è sulla strada per posto. Ci sono 2,5 km tra qui, che è il capoluogo, e la frazione Giunchio, Gabbio e Contesona, che sono piuttosto popolate, però sono proprio a 2,5 km da qui e c'è di mezzo la mezza montagna. Quindi sono decentrate proprio? Sono... Sì, diciamo che alla fine la gente, non, forse quelli di Giunchio non conoscono quelli dei Loche e viceversa. Molti, Pur essendo un posto di 330 abitanti, però, è una superficie di più o meno... 1000 metri quadrati, dico giusto. Ci sono frazioni che non si conoscono. Bene, sono un po' no, non si conoscono, no, però. Differenti. Perché? Perché Giunchio è nata dopo, secondo me, sì, no? È una frazioncina che è nata dopo, tutte case nuove, gente giovane, quindi questo. Mentre qui ad Ailò. Quello era già anche vedi, però. Però diciamo che la è storia. È staccato da qua, è staccato da qua come fisicamente, poi per. Piasca e già con Corrino che gli piasca e quindi... E lui è stato sindaco per un sacco di tempo comunque, Non tanti sacchi, non tanti sacchi, un sacco. Un po' comunque è un personaggio qua del comune perché sa tutto quello che... Qualche cosa. C'è la vecchia storia, tutto quello che comunque è stato fatto un sacco di tempo fa e di cose che sono state fatte. Una delle tante frazioni. Della frazione dove c'era miniera. Ah, questa miniera. Da dove saltano fuori queste miniere? Da dove saltate? Sono saltate fuori dal Ferretto Fieschi, ai tempi del 1400 esistevano già, erano sfruttate da... E poi adesso durante l'ultimo periodo bellico sono state sfruttate a fini estrattivi per ricavare il ferro. Insomma. Sono quindi sul territorio di Ailoche comunque? Sì. Sono di Ailoche le miniere? Sì. Ma c'è qualche, non so, visto qualche progetto o qualcosa per rilanciarle, per renderle magari visitabili piuttosto che farle rientrare in qualche... Tante volte, ma anche perché è una zona impervia, quindi logicamente, come dice lei, per poterle visitare bisognerebbe proprio fare un piano ad hoc e quindi creare dei percorsi sicuri, eccetera, eccetera. Perché in effetti, insomma, ci sono buche dappertutto, non è che... E quindi, diciamo, forse anche per questo che mai nessuno... Mai nessuno, diciamo così, ha avanzato proposte in questo genere, perché bisogna avere anche, diciamo, una base di partenza, dei finanziamenti. Quindi noi oggi andremo a visitarle, ma diciamo così, molto in maniera molto leggera, e non sono visitabili comunque al pubblico, ci può raggiungere e vedere il posto, insomma. Sono state fatte delle cartellonistiche da parte forse della comunità montana, che cosa? Ci sono delle cartellonistiche che spiegano come andare alle miniere, poi era stato fatto un percorso alle Valli della Fede, per dire, che comprendevano anche questa zona, per cui non sì, è... Però passano, sì, difatti, il percorso delle Valli della Fede, diciamo così, sfiora questo sito minerario senz'altro, però, come dire, il discorso, cioè non è che ci sia qualcosa di organizzato, anche perché come non già... lo si può ribadire, diciamo così, chi si prende la responsabilità di dire, adesso uno può andare personalmente per l'amor di Dio, conosci, però nel senso di dire chi organizza un torpedone lo porti, bisogna fare attenzione. Sì, il consiglio che possiamo dare, insomma, anche vedendo magari questo video, questo reportage che faremo, era comunque di non avventurarsi da soli, piuttosto di chiedervi consiglio oppure di avvicinarsi. Perché esistono dei pozzi, i pozzi sono quelli che scendono in verticale, erano dei pozzi magari 30-40 metri che scendevano e che poi quando la miniera è stata dismessa sono stati chiusi, come sono stati chiusi non si sa, quindi magari uno se capita sopra uno di questi pozzi
arriva anche all'interno delle gallerie. Lo ripeteremo spesso questo. Noi siamo andati con i miei amici così, cioè per dire, delle volte d'estate soprattutto organizziamo questi gruppi. Ma c'è, c'è un sentiero che si addentra, quindi quello è sicuro, nel senso che si passa e... Allora ne scopriremo di più su questa cosa, ci porterete lì così vediamo. Adesso però per cause, vuoi che c'è poca volontariato, vuoi che comunque la burocrazia taglia le gambe per tutto, alla fine adesso sono già 2 anni che non si fa. In stand-by. Questa è la festa della? Brugarola, che è il santuario più bello della zona, diciamo. Lo vedremo? Riusciamo? Sì, la Brugarola è da vedere, perché diciamo che è la chicca, una delle chicche dei loc. Bene, bene, questo è il briefing di Explora i Loc. Elena, ci sei? Queste riprese in presa diretta proprio, montiamo poco, mettiamo su così com'è, vogliamo che sia il più naturale possibile. Benvenuti ad Ailoc. Ma dobbiamo dirlo con la cancella, no? Questo qua non va. Tutti insieme. Siamo pronti per... non mi ricordo più. Siamo pronti a cominciare Explora Ailoc. Non è allora, okay. Ma è questa che... Siamo pronti a cominciare Explora Ailoc, andiamo a farci una passeggiata.